Ho partecipato allo Squid Game di Pandora SMP e, beh, direi che è andato piuttosto bene. Tutti i membri del server avevano ricevuto un misterioso libro. Che invito? Che è sta roba? A casa? Beh. Invito? Allora, vi leggo. Sei sommerso dai limiti? Non trovi una via d'uscita? O vuoi semplicemente arricchirti? Puoi partecipare al nostro gioco. Fatti trovare venerdì alle 21.30 presso le seguenti coordinate. Ebbene, quel fatidico venerdì è arrivato e nonostante non sapessi cosa aspettarmi, anche perché ad oggi non ho ancora visto la serie, mi sono comunque recato alle coordinate. Ed ecco quindi come per sbaglio ho vinto lo Squid Game di Pandora SMP. E poi sapete che qua quasi quasi oggi iniziamo a fare la piantagione. Vorrei farvi una piantagione di cose che non possono essere descritte, però non so come rappresentarle su Minecraft. Non ho idea di dove nascondere tutte quante le mie... dove tutta l'acqua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Giustamente. Lungo il contorno non penso mi basti. Sono andato a guardare, ti prende 4 blocchi in ogni direzione. Quella linea al centro del contorno me la cavo in effetti. Facciamo così allora. Però adesso devo farmi tutto quanto, devo scavare di nuovo tutto quanto. Sbatta. La parte più bella di Minecraft. Riempi l'acqua, togli l'acqua. Riempi l'acqua, togli l'acqua. Gente, mi raccomando, ricordatevi di seguirmi su Twitch perché tutti i giorni, tranne la domenica, mi potete trovare in live. Fuori dalla nostra collina, Fanto Piripillo. Emerald. F dalla porta, un piripillo. Emerald. Devo toccarlo. Toccalo F un tutto. F un piripillo rosso dalla porta. Toccalo. Me lo stai mettendo in faccia? Ciao Eme, buonasera. Ciao Diros, come va? Tutto bene, tu che mi dici? Io non ho capito che succede stasera. Non lo so, io ho semplicemente ricevuto un libro e non ricordo neanche le coordinate, tra l'altro. Vabbè, seguirò qualcuno di voi da lontano. Ce l'ho. Perfetto. Possiamo partire insieme se vuoi. Sì, ma con quello volentieri, però, insomma, siccome è tra un'ora direi di andare con calma. 17.911. Ok. 63. Sì. Meno... un numero che ha un 8, un 8, un 4, uno 0. Ok, siamo più o meno a 700 blocchi in X e 900 in Z. Dai, allora facciamo che ci becchiamo alle 9.10 circa. Sì, certo. Dai, mi fai fare un tour della tua... Sì, vieni. Della tua topaia. Prego, prego, entri pure. Lo vede tutto quanto il muschio che c'è in giro qua sulle pareti? Sì. Ricorda molto il muschio che ho nel sottopalla. Perché è verde come i suoi vecchi capelli? Sì, li ho messi lì. Facevi la tinta anche a quella allora? No, semplicemente ho fatto le extension con i capelli naturali. Ho preso quelli che utilizzavo per la testa 2 anni fa e li ho attaccati sotto. È la polizia che ci guarda da lontano, eh. Non vorrei dire. No, stiamo facendo niente di loro. Sparo? Un attimo. Sì, io sparo io. Voglio sparare io alla polizia? Non posso. Sbirro infame! Allora, prendete quell'uomo! Quale uomo? Lei ha appena assunto il mio gender? Si fermi subito. Aia. Aia. No. Dove cazzo sono? Ma mi scusi, mani lei in alto, mani in alto. No, questo è stato requisito dalla polizia. Mani in alto. Che meritava. Ma non è vero, è uno scherzone, si riprenda la sua roba. Ah, grazie, perfetto. Tanto non avevo nulla da requisire, sa? Vince sempre il bene. Scusi, cosa è successo? Che è successo, Giacomo? Mal di gola? No, la macumba, di nuovo, è diventato un robot adesso. Ok. Come sa, sogno dall'imprenditore. Lei per caso è interessato a qualsiasi cosa? Beh, in realtà no. Voglio soltanto distruggere questa forma di governo troppo dittatoriale, non mi piace. Sa che lei sta parlando con una delle persone più vicine al re? Sì. Mi dia un secondo che mi devo preparare, ok? Mm-hmm. Finito il secondo adesso? È pronto? Senta, non cagare il cazzo. Cioè, adesso forse lei ha capito male, ma io voglio deporre il re e creare il caos, non me ne frega niente di... Cioè, non voglio nessuno al potere. Posso darle anche quello, se vuole. La faccio convincere facendole leggere il mio manuale e tutti i miei lavori che ho fatto, ok? Ok. Prego. Ma posso fidarmi della veridicità di quello che ci sarà scritto sul libro? Assolutamente sì. Signor Emerald... convinto?
si mette in piedi in un angolo. Così potrebbe andare bene. Ma cosa sta facendo? Mi scusi, lei le mette nelle miniature dei suoi video quelle signorine che fanno quelle cose e io non posso farlo su Pandora? È morto, è rimasto scioccato. Sì, allora faccio vedere a tutti quella cosa. Sì, ma... allora, però dove... abbiamo bisogno di uno scalino. Oh mio re, facciamo vedere al re. Re. E noi? Sua maestà. Dove, guarda cosa abbiamo imparato. Oddio. No! È qualcosa di ambiguo. Non c'è nulla di ambiguo. Grazie. Abbiamo imparato proprio oggi. Non ti ho detto di smettere. Mi dia un attimo. Forse dobbiamo partire, perché posso i miei oggetti. Dove cazzo è sto posto? Sono circa 1000 blocchi di distanza, quindi dovremmo viaggiare per un po'. 1000 blocchi. Ma 1000 blocchi sono 5 secondi, zio Attiles. 5 secondi forse no, però. Vabbè, allora io vado da solo, arrivederci. E intanto sono quando 1000 blocchi. Signor Attiles, non vada. Antipatici. Che antipatia queste persone, non c'ho parole. Cosa succede? Perché l'avete fatto? Persone antipatiche. No, Dirlus. Tu sei il primo stronzo. Ma no, i Dirlus, sono arrivato adesso. Io ti sto seguendo. Io tirerò dritto. Va bene, Tearless. Non so cosa accadrà. L'importante è camminare dritto. Oh cazzo! Oh cazzo, è lunghissimo! Non pensavo fosse così. Non pensavo fosse così profondo. 11 minutes later. C'è un vascello. C'è un vascello. Come un vascello? C'è un vascello. C'è un vascello? C'è un vascello. È proprio un vascello. È un vascello. La parola vascello ha perso completamente senso per me da quanto l'abbiamo detto. Sì, non lo so. Ma ci vogliamo entrare un attimo? Cioè... No, perché il punto di ritrovo è qua. Queste sono le coordinate. Ah, eccoli qua, sono arrivati tutti. Oh no. Oh no. Andiamoci che è meglio. È proprio lui, è il caso umano. È Metano. Vai via te. Comunque Tano, possiamo farti vedere una cosa che abbiamo imparato io ed Eme? Vai. No. Sì. C'erano raccomandati, mi raccomando, puntuali, in orari. Lo stanno picchiando i Phantom, Emerald. Magari abbiamo sbagliato giorno. Hanno scritto venerdì, ma non hanno scritto quale venerdì. Ma tra l'altro Tu tieni ragione. Aspetta, ma tu stai dando fuoco letteralmente ai fagioli? L'evento è fondamentalmente stare su una barca e parlare del più e del meno. Sì, raga, è un podcast. Bella raga e benvenuti a Pandora Podcast. Oggi siamo qui in compagnia di Emerald, Dado, Tano, Vittoria. Franzo! Franzo non c'è. Qual è il vostro biscotto preferito? Eccoli, starò arrivando, guarda. Oh, alleluia. Ci credo che ci mettono 10 anni. Ma quindi... mare? Ma dobbiamo dare il nostro biglietto a qualcuno. Tano, cosa fai su una... Non vedo un cazzo! Oh! Non posso muovere! È finita. Oh no! Ciao, c'è Chris! Oh no! Aspetta, che ballo. No, ce l'hai 5 euro per le sigarette. Oddio, Chris. Non vedo niente. Ma è grandissimo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sì, ma c'era l'eco! Oh no! Ma che cos'è? Ma chi sono? Si muovono? Ma che è sto eco? L'invasione dei Minion. Ma uno si chiama Sere... Ma come facevate a sapere che taglia porto? È il gueco del calamaro. Il gioco... Ma allora, ma si prende il suo non posto, chiamatelo il gioco del calamaro, però. Rovinate tutto l'hype. È come se lo chiamassero... il gioco dello spiedino di pesce. Il gioco del polpo. Prego, maestro. Prego, no, vada lei. Io devo andare per ultimo, per forza. Sono il capobranco. Li ha portati i CD. Non li ho portati i CD. Così, vada. Vado. Qua mi stanno menando. Cosa vogliono da me? Tasti della PlayStation, statemi lontani. Oh! Non mi prenderete mai. Cammino, scusa. No, niente baghettona, signor professore. Me ne vado. Aia. A tutti i giocatori. Aspettare un attimo in campo, per favore. Ragazzi, il mi hanno... gioco è un 2-3 stella. Mi hanno toccato con il pane. Potete avanzare mentre appare la scritta green light. Se
se ci saranno movimenti quando appare red light, verrete riportati all'inizio del percorso. Coloro che non taglieranno il traguardo entro 10 minuti verranno eliminati dal gioco. Non ho intenzione di stare vicino alla massa. Io sono diverso. Si corre. Si corre. Ah! Ma da dove è segnata? Ciao Tana. Bravo Tirless, però mi sa che poi è randomico dopo. Infatti l'importante è andare un attimino. Mi fermo. Tano! E Chris è primo in qualcosa nella sua vita. Incredibile. Cazzo. E non ti sente? Perché è troppo lontano. Lo so, infatti per quello dico è incredibile. Guarda Max, madonna, Max. Che rischione. Tirless. Sei dietro di me. Ciao Teresa. No! Amy! Ora lo faccio anch'io. Perché nessuno cammina più? Perché ci abbiamo tutti paurissima, Chris. Nessuno vuole ricominciare. Stiamo aspettando di volare l'autobus? Sì, no, no, stiamo aspettando che diventi verde il semaforo qua. Oh, in effetti l'idea del seghino non era male, però chi è che l'aveva proposto? Oh! No. Oh! No! Scammati tutti! Scammati tutti! No! Sì, sì, giusto così! Picchianova! Leo, Leo, sembri uno che fa gli annunci in piscina. Avevo un megafono, me l'ero dimenticato! Che scimmie che sei, Leo! No, lo so cosa state pensando. No, bastardi che ci tirano i pugni. Lo vedo nei vostri occhi. No, 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 no. Io non mi muovo da qua. Io non mi muovo da qua. No, io non mi muovo da qua. Bastardi. Gianco, sei un infame. Non vengo lì. Tiara. Un passo per volta. Esatto. Un passo per volta. Non abbiamo fretta. Frutterò tutti i 10 minuti dal primo all'ultimo. Esatto. Montare ad arrivare a una distanza da poterlo fare col salto. Bravo, esatto. Non possiamo infrangerci. Minecraft! Non mi è crashato Minecraft! Sono crashato! No, ora sono tornato! Sì! Io non mi muovo, che si vuole picchiarmi? Che vorrei essere colpito da una baguette come da una donna. Puldo, non sapevo di questo fetish. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh, oh. Casey... Oh, è morto. No, è stato cancellato. Cancellato. Ribrasato. È stato ucciso con la baguette. Secondo le nostre regole di gioco, riammettiamo Leo tra i partecipanti. Bravi! Bravi! Applausi. I'm afraid. Oh my god. Teniamoli fuori dalla no, la finanza. Sono i tasti della PlayStation, finanza, raga. Equitalia, raga. Ho pagato le tasse qua, raga. Non è così, non è con la CD. Qui. Franzo, non te li portano no, i CD. No. Berro, hanno scoperto i miei guadagni per colpa del leak. No, no. Se vuoi la musica, no, signor Fieri, scappi. Prego i signori giocatori di posizionarsi in fila indiana e di seguire il primo personaggio dello staff. Scusi, ma mi lasci con calma? Fatemi. Lasciatemi con calma. Signori? Prego. Allora, tasto triangolo, tasto cerchio della PlayStation. State tranquilli. Mo mi metto in fila. Una cosa per volta. È inutile che mi metta in fila se c'è tutto quel casino. Voglio andare in fila dopo. Con calma. Signori tasti della PlayStation, posso chiedervi. Ma tipo così non è assembramento. Cioè, è un po' pericoloso. Leo, abbiamo combattuto per te. Comunque, questi sono spoiler, signori, eh. Che cosa di Supra? Io la conosco. Supra? No, scusatemi, mi è volato un insetto nel naso, un secondo. Un po' di pietà, ma per favore, aia! Portate pietà, abbiate pietà! Ascolti, ora non farò più i filtranti su FIFA se continua a picchiarmi, ok? Non lo userò più. Grazie. Saluta la pizza. Sì. Aia! Oddio, Franzo è diventato ok. Dove sei, Franzo? Franzo hai cambiato anche la faccia. Ma come, Franzo? Togliete la faccia a Franzo! Cambiategli la faccia! Avviciniamoci dal fondo, non si sente.
Avviciniamoci, avviciniamoci. Ma tanto parla su Discord. Avete ragione. Fieric, non cagare il cazzo, ascolta. Ma se non sai le cose, pelato. Oh. Siete pregati di seguirmi. Perché fila indiana? Se preferissi la fila Minnesota? Team Viola come Twitch, così possiamo ricordare a tutti di sabbarsi con Twitch Prime. Scegliete una forma e mettetevi negli slot limitati davanti ad essa. Il tempo di decidere è finito. Mettetevi davanti alla zona con il vostro rispettivo colore. In che senso? È già successo. La zona. Quindi di qua? C'è una zona qui viola. Ah, laggiù, ok. Satana ha scelto l'ombrello. Perché adesso dovrà coprirsi dalla pioggia di schizzi. Che gli cadrà in testa. Bello, è Fortnite. Facciamo un 1v1 build battle. Fra, scala muro, scala muro, scala muro. A tutti i giocatori, posizionatevi davanti a un cubo di vetro. Il secondo gioco si chiama Caramello. Dovrete scolpire la forma caramello che avete scelto nel vetro. Se scolpite la forma entro 5 minuti, avete vinto. Che il gioco abbia inizio. Ma un cerchio o una sfera? Cosa fai? Ah no, ragazzi, dobbiamo replicare questa sfera qui, semplicemente. E dove? Sui blocchi di vetro, semplicemente. Non dovremmo avere troppi problemi. Ok, vabbè, dovremmo farne due a testa, sono 8, ce la possiamo fare. Io penso i poveracci che hanno davvero l'ombrello e sono soltanto in 3. Avviso a tutti i giocatori. Il gioco è singolo. Pertanto, chi gioca a squadre verrà eliminato. Oh! Utilizzate l'esempio al centro come guida. Sì, 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 ne farò uno solo. Quello fin lì c'ero. Ne farò uno solo. Quanti blocchi è alto? 1, 2, 3, 4. Quanto è alta sta roba? 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ora rompiamo attorno. Sentiamo l'USB. Certo che per i pirla come me che non hanno visto Squid Game diventa un disastro, Il gioco del calamaro. Maledizione. La Corea e le sue meravigliose serie TV. Mi manca poco, devo giusto finire questi cerchietti attorno. Quasi fatto, quasi fatto, quasi fatto. Ultimi blocchi. Ultimi blocchi. Me ne mancano 4 da rompere. 1, 2, 3, 4. Finito. Finito. Signor Triangolo, dovevo aver finito io. Ora mi sento osservato. Mi guardate anche storto. Mi guardate storto. Devo costruire una. Ha passato la prova. E andiamo, cazzo. Andiamo, ragazzi. Oh, ma se sono l'unico che passa, come la mettiamo? Gianco è messo male. Ragazzi, ma non si può salire. Potevi farlo all'inizio. Potevi farlo all'inizio. E comunque fai sempre in tempo a prenderli, come vedi. Ci arrivi. Ma sono l'unico passato in totale o soltanto con i miei? Mollo è stato eliminato. Mollura è stato eliminato. Oh no. Gli ombrelli? Ma guarda che carini gli ombrelli, in effetti. Taitano, ci sei quasi? Sta finendo il tempo. Ho sbagliato. Non si vede niente. Lo so, non si vede niente. Yes. Il tempo è scaduto. Oh shit. Sono l'unico rimasto vivo del mio quadrante. Oh boy. Anni e anni di quick builder. Come cacchio si chiamava? Le fast build battle. Il tempo è scaduto. Signor Gianco, è inevitabile, si faccia uccidere. Ormai non può più far nulla. Non mi avrete mai vivo. Bravo Gianco, anticonformista. Contro tutto e tutti. Chris? Oh, schifoso! Prego, prego. Si figuri. La ringrazio per questa patata. Molto gentile. Io che sono contro l'autorità, che in questo caso collaboro, ma mi piacciono, perché loro sono oltre il re, hanno incluso anche il re in questo, quindi loro sono super partes, quindi io sto con loro. Io sto con loro. Quindi...
Che succede? Scusatemi, sono in ritardo, sono sempre quello in ritardo, vero? Sì. Aia, aia. Eila! Il pelato! Hai visto? No, io avevo la palla, la sfera. Ah, ok. Nessuno dell'ombrello è sopravvissuto. No, nessuno. Ma guardate che siamo... Porca cioè, troia. Vi rendete conto quanti eravamo? Siamo rimasti in 5. Sì, ne sono morti almeno in 10. In 5. Ma quindi voi siete riusciti a finire? Sì, io certo. Sì, io l'ultimo secondo. Ma infatti, ecco perché non ho sentito i vostri nomi. E Berro voleva anche fregarmelo. Berro voleva anche fregare il mio. Cioè, che Berro è stato buttato fuori perché ha fatto questo che è giusto, ma ha lasciato il centro. Il centro non c'era. Oh il no! È stato buttato fuori. Che sfiga. Povero Max. C'era Gianco che scappava da questi tasti della Play e l'ho preso a pugni per fargli per farlo uccidere. Che spia che sei, poi dici sbirri infami. Ma vedete, voi rappresentate l'autorità, loro no, loro sono super parte, sono coinvolto anche il re. Loro mi stanno simpatici. Benvenuti al terzo gioco. Si giocherà a coppie. Ma siamo in avete 5. 3 minuti per scegliere un compagno. Vado da solo. A Tabby Craft. A me non dispiacerebbe il re, ma il re si disconnette di continuo. Io sono a Tabby Craft, vai. Va bene. Chris. Oddio. Io sono da solo. Da solo. A posto. No, no. Tu sei pelato. Infatti, io ho la mia pelata col team. Ci siamo. Ma io team formati. Bene. Seguitemi per il terzo gioco. Bene. Andiamo. Chiedo gentilmente a Tizio 20 di attendere qui. Ok. Figa di amore. Ciao, Christopher. Mi correggo. Ah. Oh. Al giocatore singolo, Tearless. Chiedo di attendere nella sala dei letti. Attenderò. Cazzo ridi, cretino. Ciao belli. Ciao, buone notte. Good luck. Io vado a fare il sonnellino. Ammazzato. Gli altri giocatori mi seguono. Andiamo. Aia. Ciao numeri. Grazie per l'altra patata, professor Oak. Vorrei poter guardare, invece starò qui da solo. Vabbè. Seghetta time, ragazzi! Ah. Ma non ho capito se sia una cosa positiva o negativa questa. Il terzo gioco inizierà a breve. Ma come? Posizionatevi su un riquadro colorato insieme al vostro compagno. E io. Salve, salve triangolo, come stiamo? Faccia sì per dire sì. No, non stiamo bene. Sì, stiamo bene. Non stiamo bene. Non stiamo bene. Allora, programmi per stasera? Benvenuti al terzo gioco. I due membri della coppia si disporranno alle due torri opposte. Io invece che sono da solo? Ragazzi, briscoletta, ci state? Ok, qualcuno ha le carte? Scusate, mi sento suoni, mi spaventa la cosa. Ma per caso è possibile vedere la prova oppure no? Devo stare qui a chiacchierare con voi. Starò qui a chiacchierare con voi, quindi allora parlatemi. Qual è il vostro formaggio preferito? Inizierà la coppia sul rosso. Anche il mio! Dollar esploratrice è diventato. Sapete che io, il motivo per cui ho deciso di stare da solo... Non era per skippare niente, in realtà l'ho fatto perché mi stanno sul cazzo tutti. Non è vero, non mi stanno sul cazzo tutti quanti, semplicemente... Sapete che io sono un pochettino anticonformista, no? Se ci dicono di fare le coppie, io me ne manco da solo. Però loro mi stanno simpatici, ragazzi, voi mi state simpatici perché... Cioè voi avete messo il re sullo stesso piano di tutti e quindi qualità. Oh, quando volete passate pure a cena a casa mia. Non è molto accogliente, non ho un tavolo, non ho niente, però... Un paio di patate, un paio di bistecchine ve le offro, dai. Grigliamo. Portiamo una bottiglia di vino a testa e ci stiamo. Comunque, stavo dicendo. Ehi, oh! Potete iniziare. Che cosa carina. Oh no! Oh no! vabbè, io ho fatto amicizia con i tasti della Play, che bello. Ma tipo, se iniziassi a far parte del vostro gruppo... Cioè, qua vedo il cerchio, qua c'è il triangolo, posso fare, che ne so... R2, la freccetta in alto, il touchpad... Va bene, ci state, posso fare il touchpad. Oh no, Chris! È morto Chris. Bella, ragazzi! Ma sei vivo? Certo, per ora sì. T'avevo dato per morto 100-100. Ah, anch'io, sinceramente. In realtà ho giocato a briscola con il tasto triangolo e il tasto cerchio. Benvenuti al quarto gioco. Anche questo verrà giocato in coppia.
Avete siamo due tre. Minuti per scegliere un compagno. Ma io non vedo Fieric. Siamo tre, vabbè, io e te allora a sto punto. Non c'è Fieric, saremo io e te. Ah, signor Fieric! Non trovo il bagno, scusate. No, no, prego, prego. Beh, come vogliamo andare in coppia? Per le coppie. Sasso, carta forbice. Va bene. Carta, forbice, sasso. Che cos'è quello? Legnetto. Io era sasso. Scriviamo okay, un numero in chat un al 3. Attimo, I pari dispari, cioè chi scrive entrambi pari o entrambi dispari si mettono assieme. Ok. Un numero qualsiasi da 1 a 10. Okay. Va bene. Va bene. Vai. 3, 2, 1, via. Voi l'avete scritto uguale però. Ok, io non ho capito il gioco. Vabbè, cioè, mi fa una ragione. Prego, venga, venga. Me ne farò un una giocatore ragione. Singolo è pregato di rimanere in questa stanza. Ciao Leo. Sì. A te pareva. Prego di seguirmi. Resto qui e canto da solo. Auto blu, auto con i miei è stato meraviglioso. Benvenuti al quarto gioco. Davanti a voi vedrete diversi giochi da tavolo. Decidete voi in quale desiderate sfidarvi. Il giocatore perdente verrà eliminato. Avete 10 minuti di tempo. Ok. Se al termine dello scadere del tempo non ci sarà un vincitore, entrambi i giocatori verranno eliminati. Oh no. Allora, dama non ci so giocare. Boh. Io questo non l'ho mai visto. È forza 4. Non so cosa sia. Non so cosa sia. Forza 4, quello dove devi mettere 4 pedine dello stesso colore in fila e si fa un turno a testa. Ma per decidere chi inizia la partita, tirerete un dado con il comando slash scacchi, roll. Perché non usiamo scacchi? Vuoi fare scacchi? Chi tira il numero più alto inizierà. Ok. Scacchi? Il vincitore creerà una partita nuova, premendo il tasto destro sul gioco da tavolo desiderato. Ok. Per i giocatori che decidono di cimentarsi in una partita a scacchi, è richiesto di mettere un tempo limite di 3 minuti. Ok. Comincio io, squadra bianca. Va bene, va bene. Un minuto, abbiamo detto 3 minuti? Sì. 3 minuti. Perfetto. Oggetti scommessi? Vabbè, no. Sì. Vado. Hello, sono il Tirlos in fase di editing. Purtroppo qui è stata utilizzata una solonna colonna partita da copyright, quindi sono state mutate sia la partita di scacchi che la mia reazione alla vittoria della partita di scacchi. E quest'ultima rivista in silenzio è parecchio cringe. Io vi avevo avvisati. Ho visto che non stava coprendo il re e volevo mangiarlo con la regina qui, ma non avevo visto la torre, sono stato scemo. E niente, ci ho provato. Poi ho detto, non posso fare niente, devo resistere e basta. Devo semplicemente tirare dritto, perché lui era più indietro di me, quindi più veloce ero con le mosse, meglio era. Purtroppo io la conosco sta cosa, che se finisce il tempo vince quello che gli ha avanzato, che è un po' una stronzata. Non so neanche se nei tornei ufficiali si utilizzi. Hello! Auto fra blu. Fra. Hello! Ciao Tir, io ho mandato un sacco di auto blu mentre non c'eri. Vero che ti avranno amato, immagino. Tutto il tempo, incessantemente. Secondo me se ti uccidono e basta e finisce così. Benvenuti al gioco finale. Prima di iniziare faremo testa o croce per decidere attacco e difesa. Scegliete. Testa. Croce. È uscito testa. Bene. È mio. Scelgo la difesa. Così. Tattico. Beh, sai, come dicono che la difesa sia il miglior attacco e l'attacco la miglior difesa, quindi tutto sommato alla fine è la stessa cosa. Ti spiego le regole del gioco del calamaro. L'attaccante deve entrare nel disegno del calamaro, superare la difesa e toccare la testa del calamaro col piede per vincere. Ok. Il difensore deve spingere l'attaccante fuori dal disegno per vincere. Ok, l'ho visto su Roblox. Se dovesse verificarsi una situazione in cui uno di voi due non potesse continuare a giocare, sarà l'ultimo giocatore a rimanere. Ho visto un video di Squid Game Roblox, ragazzi, sono pronto. Siamo entrambi da soli, siamo uno da un lato e uno dall'altra. Mi sa. O forse era... manca l'avversario, mi sa. Leo? Possiamo fare le cose tranquillamente. No, dimmi. No, tu non ci devi passare, vai via. No, vai via, torna indietro. Torna indietro dalla tua parte. Non ci devi passare da questa. Non ci devi passare, oh, oh! Ma tu sei parecchio spino, non ci devi passare, sto scendendo! No!
Forse non l'ho toccato il blocco. Ma l'ho toccato. Forse non era quello. Non so cosa devi toccare. Il dubbio ti tengo qui. Non ho ancora capito. Ma perché cosa devo fare per farti rimbalzare? Ormai sei a casa mia. Sei dentro di me. Se me la metti così. Cioè quanto deve andare ancora in là? Avviso i giocatori che il giocatore Fearless ha toccato la testa del calamaro. Pertanto, il vincitore del nostro Squid Game di Pandora è Fearless. E vai, abbiamo vinto il giuoco del calamaro. Is this a chest con il premio? Sarei curioso di vedere di cosa si tratta questo premio. Se solo me. Dinkleberg! E qui è dove metterei il mio premio. Se soltanto ne avessi uno. Siete voi? Nottatina tattica, tutti assieme. No! Scusi, salve. Rivuole i semi? No. Scusi. Oh. Oh. Ah! Così! La ringrazio. Signori, abbiamo vinto il gioco del calamaro. Ale! Finalmente libero! Ragazzi, io sono legato. Chi è che mi slega? Io sono legato. No, non serve. No. Venite al premio. No, ragazzi, no! Eccomi. Al premio, uccidiamolo! Non posso neanche scappare! Siccome abbiamo vinto, e siccome io non sono una persona che crede nel tenersi tutte quante le ricchezze per sé, ho deciso di fare una cosa per tutti voi oggi. Che cosa? Quindi, questi diamanti li brucio. No! Oddio! È impazzito! È un pazzo furioso! Ma non li ha bruciati neanche, no? Ma che scena di merda! No. Io speravo li bruciasse, no! È finita! Non è finita! È finita! No, non è finita, è finita per voi! Prendetelo! È finita per voi! Vieni qua! È finita, Tier, è finita! No, pezzo di merda! Pezzo di merda! Non mi avrete mai! Non mi avrete mai! Ah, yes. Peccato che loro non sappiano che stavo cadendo, che in realtà la maggior parte di quello che ho vinto lo sto tenendo per i cazzi miei.